Giorgio Colangelo e Mariano Rigillo. Allora, interpreterete i due papi. Innanzitutto, che onore e anche che onere è interpretare forse il massimo che si può chiedere, no? Beh, cioè, da che punto di vista ne parliamo, se è il massimo l'Amleto o se è il massimo Cardinale Bergoglio. Vabbè, ma comunque certo, è un impegno almeno interessante, quello non c'è dubbio, ma secondo me è una cosa molto, molto, una cosa che mi fa molto felice, perché è un incontro positivo secondo me, sia quello con Giorgio, sia quello con Giancarlo e quindi anche quello con quest'autore, che conosceremo meglio poi nel tempo, mi auguro, conosceremo anche altre cose di lui. È una commedia molto particolare, la commedia che mette fuori questi due caratteri opposti ma necessari, perché è in un certo senso la tradizione e il rinnovamento, che sono cose che devono certamente andare insieme, perché se non c'è l'una non ci può essere l'altro. E di conseguenza credo che anche Giorgio sia d'accordo su questo, il testo si rivela per noi particolarmente interessante. Sì, in fondo, come ha detto anche Giancarlo Nicoletti, il regista, nonostante le apparenze, non è un dramma religioso, non è una commedia di argomento religioso, ci sono due papi in scena, però i problemi che si dibattono, i temi che si toccano sono anche quelli di una laicità sensibile, come dire, sono appunto l'amicizia, perché questo avviene poi, questo legame si crea tra due papi inizialmente ostili, l'un contro l'altro armato, insomma, e poi, come diceva giustamente Mariano, l'altro tema che riguarda tutti e non solo chi crede, questo cercare la dose giusta tra il rinnovarsi, l'andare avanti, lasciarsi dietro le cose vecchie, diciamo, e invece il rispetto della tradizione, quel legame che si sente fortemente con chi ci ha preceduto, con quelli che hanno vissuto prima di noi. Ma avete visto il film su Netflix, oppure come alcuni fanno, avete preferito di no per non essere poi condizionati? Io l'ho visto tranquillamente, perché prima di tutto è molto diverso poi dal testo teatrale, da un punto di vista di forma, intendiamoci. E io l'ho visto perché mi interessava vederlo, e Giorgio anche, che non lo so. Sì, sì, l'ho visto anch'io su un tablet, quindi per pura documentazione e non al cinema, e non, vabbè, questo non è uscito nemmeno nelle sale, vabbè, quindi diciamo, è cinema, per quanto mi riguarda, fino a un certo punto. mettersi in lizza con Anthony Hopkins non è cosa da poco, diciamo, però insomma sono, come ha detto Mariano, sono contento dell'atmosfera che stiamo già respirando in queste prove, abbiamo da poco cominciato a provare e gli auspici sono i migliori veramente. Giorgio, per conferenza hai detto che sei pronto anche per fare il Papa realmente. Beh sì, era, come dire, una via di mezzo tra una fantasia e... Stiamo provando, sì. Penso che il colpo d'occhio, il fatto che comunque uno sia abituato a reggere la scena, faccia parte di quello che un Papa oggi, volente o nolente, deve essere, e che il povero Ratzinger invece non era proprio tagliato ad essere, cioè un personaggio mediatico. Io in quanto attore lo sono, Mariano ancora di più, quindi siamo i prossimi candidati al cattedra di Pietro. Ecco, parola di Mariano su Paolo Francesco, visto che Giorgio ha parlato di Ratzinger. Beh, guarda, Papa Francesco si rivela la persona che ci doveva essere in qualche modo, ed è singolare come la storia sia andata in questo modo autonomamente. No, perché tu, se pensi che Papa Bergoglio fu, Cardinale Bergoglio, fu convocato a Roma da Ratzinger perché aveva chiesto a Ratzinger di firmare le dimissioni sue da Cardinale, e Ratzinger volle conoscerlo prima di firmare queste dimissioni, ma volle conoscerlo principalmente perché sotto sotto, dentro di lui, che voleva dimettersi da Papa, cosa anche molto singolare che avvenne allora, e sotto sotto pensava che forse la persona giusta era proprio Bergoglio a sostituirlo, che rappresentava una chiesa diversa da quella che lui vedeva. Sentiva questa necessità,
che la Chiesa cambiasse, sapendo che lui non poteva essere il titolare del cambiamento, aveva individuato in Bergoglio la persona. E quindi è singolare veramente che questa, che due dimissioni abbiano dato questa innovazione invece alla Chiesa. Si siano invertite. Ma è storicamente veramente singolare tutto ciò, no? Perfetto, allora diamo l'appuntamento qui. Qui a Roma all'11 di aprile. L'appuntamento a Roma quindi è al Sala Umberto. Alla chiusura della stagione. Va bene? Grazie. Complimenti.